all'interno dell'ex asilo nido chiuso per questioni anche burocratiche, ma soprattutto perché non era sicuro dal punto di vista statico questo edificio. Però ci hanno segnalato più volte che in questo posto di sera si riuniscono persone, insomma, è un luogo di aggregazione abbastanza pericoloso. Che cosa vuol dire, consigliere Giacobbe, in merito a questa situazione? Allora, io intanto ho raccolto la segnalazione di diversi residenti della zona e non solo, anche di genitori preoccupati. Qui, nell'attesa che si possa realizzare un progetto che prevede la demolizione e la nuova progettazione già in itinere da diverse amministrazioni, va sicuramente posto in sicurezza questo ambiente, perché come abbiamo visto è facilmente accessibile da parte di tutti e rappresenta un pericolo per la sicurezza di chi vi accede senza alcuna autorizzazione. Io provvederò e provvedo attraverso questa emittente, sempre attenta alle segnalazioni dei cittadini, a indicare all'amministrazione comunale una chiusura immediata di tutti quelli che sono i punti di accesso di questa struttura e di fare le dovute segnalazioni agli organi di sicurezza, in questo caso ai presidi delle autorità presenti sul territorio, affinché si possa monitorare con una costante vigilanza affinché nessuno possa entrare in questa che è una proprietà del comune di Nicosia. Il tutto in attesa della progettazione che preveda la restituzione di un punto aggregativo e progettualmente così come definito dall'amministrazione comunale all'intera collettività.